Oh, ci siamo, Bronzi, buonasera, siamo tornati, come dicono gli anglosassoni, we come back, siamo tornati dalle ferie, finalmente te non ce le vuoi dare, ma noi ce le siamo prese, anzi io me le sono prese. Ma io non me le sono fatte, vedi, io sì, giustamente. Se le sono fatte anche i nostri ospiti, allora, che presenteremo subito, perché tutti sapete che stasera con noi poi interverranno telefonicamente. Mi hanno monotolato perché mi hanno detto che stasera Leandro Cestri forse non chiamerà, io invece l'avevo messo in locandina, e chiamerà anche Jacopo Pezzano dagli Stati Uniti, perché voleva partecipare un po' con noi. Ottimo, bene. E invece in studio chi c'è? Allora, in studio con noi c'è il professor Giampaolo Zanetti, ormai lo riconosco. Grazie, professore, ma non sono professore, lo ripeto tutte le volte. Hai visto stasera che io ho detto a una persona, c'è Zanetti, chi è? Non sapeva chi era, io ho detto il professore, metto, ho capito chi è, quindi vedi che funziona. E il dottor Nicola Blasco, dottore consulente in svapo della mia persona. Buonasera, grazie dell'ennesimo invito. Bene, allora stasera grazie a Daniele anche. Prego, e ben ritrovati. Dico, chiedo a voi, chi vuol mandare i messaggi lo può fare al 338-1980-688. E chi volesse chiamare può farlo allo 055 24 77 985. Mi raccomando ragazzi, se chiamate non usciamo dal seminato. Stasera parliamo di delitto di Giogoli. Prego. Avvenuto il venerdì 9 settembre 1983. Vogliamo raccontare un po', diciamo, il preambolo di tutta questa storia, con la, diciamo, la giornata dei ragazzi, chi erano, chi non erano, cosa è successo? Sì, il delitto di, il famoso delitto di Giogoli è un delitto che avviene nel 1983, come abbiamo detto, e segue il delitto di Baccaiano dell'anno precedente. Ora, fra il delitto di Baccaiano e questo nuovo delitto che avviene nel 9 settembre dell'83, chiaramente succedono moltissimi avvenimenti. Ora, qui purtroppo per una questione oggettiva di spazio radiofonico non potremo chiaramente narrare tutto ciò che è avvenuto fra il delitto precedente e questo che tratteremo stasera. Quindi ci limiteremo a parlare del delitto nel senso stretto del termine. E questo delitto avviene in via di Giogoli, nel comune che è già comune di Scandicci, anche se sono la numerazione civica. Più o meno avviene al numero 2 della via di Giogoli, ma è già comune di ed è nei pressi della zona Galluzzo, ed è vicino appunto alla zona di Firenze chiamata il Galluzzo. Chi sono i protagonisti purtroppo di questo evento delittuoso? Non fare la battuta del Maier, non lo fare, no, non la faccio. Non la faccio. Purtroppo sono due ragazzi tedeschi che si trovano in Italia, venuti in Italia per un viaggio conseguente alla fine delle scuole. Scusami, e del diploma di uno di loro. Posso interrompere un attimo? Prego. Allora, siccome noi, almeno io, i nomi dei ragazzi, e poi voi mi avete corretto, li pronuncio in inglese, in realtà erano tedeschi, proprio perché sono in tedesco, la vera pronuncia ce la può dire solo una persona che è qua davanti a me. I ragazzi, io lo dico in inglese, si chiamavano Ostmeier e Ulrich e Horst Meyer. Ecco, se gli fai vedere Vera si è già spaventata. Ecco, se gli fai vedere la Vera, che lei sì, è meglio, è sempre bene avere un'esatta dicitura. Aspetta, no, grigio, bianco. Jens Uwe Rüsch und Horst Wilhelm Meyer. Questa è la pronuncia. Questa è la vera pronuncia. Ok, scusami, non ti interrompo più. No, giustamente, perché è sempre giusto avere una corretta pronuncia dei nomi, proprio per rispetto innanzitutto a chi è morto purtroppo. Certo. E questi due ragazzi tedeschi sono in Italia per un viaggio successivo, appunto, un viaggio di piacere chiaramente, successivo alla fine
della scuola dell'Istituto Superiore di Disegno e Grafica di Osnabrück in Germania. E il primo, Horst Meyer, che è nato a Diepholz, non vorrei sbagliare la pronuncia, Diepholz, una cittadina tedesca sulla costa del Mare del Nord, quindi a nord della Germania e a pochi chilometri dal confine con l'Olanda, aveva vissuto con i genitori, con i due genitori, la sorella Heide Marie, penso che si pronunci in questo modo, e il fratello Klaus, e aveva appunto frequentato a Osnabrück un istituto superiore di disegno e grafica. Aveva terminato gli studi nel 1981, aveva fatto domanda di iscrizione presso l'Istituto di Grafica e Design di Münster, dove si era trasferito. Quindi era un ragazzo che appunto per questioni universitarie era, diciamo, si era trasferito nella città appunto dove risiedeva l'università. Infatti risulta da un'altra fonte che entrambi hanno 24 anni e che sono studenti dell'Università di Münster. Esatto. Questo è quello che loro praticamente stavano facendo nel momento, nel 1983. Sì, avevano 24 anni, sì, entrambi. Sì. Entrambi avevano 24 anni. E abitavano in affitto in questa città che si chiama Münster, ma ognuno in un appartamento diverso dall'altro e non insieme. Sì, cioè abitavano tutti e due in un appartamento in affitto. Tra l'altro il proprietario del furgone, con il quale poi si recheranno in vacanza in Italia, aveva usato quel furgone per fare il trasloco. Sì, esatto. E quando loro partono alla volta dell'Italia, alcuni oggetti erano rimasti all'interno del furgone. Sì, questo è quello che poi affermerà la sorella di uno di loro al momento del processo Pacciani, quando fu appunto convocata per rispondere appunto alle domande del pubblico ministero e degli avvocati, e lei appunto affermerà questa cosa, che era stato fatto precedentemente un trasloco per cui una serie di oggetti, fra i quali poi risulteranno il famoso portasapone e il famoso blocco da disegno Skizzenbrunnen, dice, potrebbero essere rimasti lì proprio in virtù di questo trasloco fatto recentemente, ed era possibile appunto che non fosse stato tolto tutto il materiale dal furgoncino che loro poi presero in affitto e utilizzarono per arrivare per fare il viaggio verso l'Italia e in special modo verso Firenze. Bene, a questo punto questi due ragazzi, insomma, si concedono una vacanza e, secondo fonti ufficiali della SAM, sarebbero partiti da Münster il mercoledì mattina. Sì. Si mettono in viaggio alla volta di Firenze. Sappiamo che comunque un furgone come quello non può raggiungere velocità elevate in autostrada, e abbiamo notizia che sì, è un furgoncino, ecco, che in quegli anni veniva spesso adibito a camper, soprattutto da ragazzi più giovani, per cui era un furgoncino chiaramente utilizzato per lavoro, ma che veniva adibito a camper, e quindi per poter viaggiare, quindi venivano montati dei letti, delle brandine, insomma, nel vano posteriore. Allora, praticamente loro partono il mercoledì mattina e il giovane Rusch, la sera del mercoledì, cioè del giorno del loro viaggio, aveva telefonato intorno alle 20:30 ai suoi familiari dicendo di trovarsi nella città di Spessart per riferire loro che erano arrivati, avevano fatto una sosta e che il viaggio era andato bene. E vabbè, abbiamo detto che i giovani erano partiti la mattina da Münster, e che dista circa 4 ore di viaggio da questa località che si chiama Spessart. Spessart o Spessart lo non so. Siamo in Germania, e quindi alle 20:30 del mercoledì loro sono ancora in Germania, che telefonano alla famiglia per dire tutto a posto, e poi pernotteranno lì
lì comunque in Germania. Ecco, una precisazione su questa, che non è una città, ma è un... risultano due piccoli paesini con questo nome che non hanno appunto la qualifica, non possono avere la qualifica di città, comunque più a sud rispetto a Münster. Esatto, sono due paesini, uno si trova nella Valle del Reno e l'altro nella Foresta Nera, ma oltretutto c'è il fatto che Spessart è anche il nome di una regione della Germania sita a sud-est di Francoforte, per cui quando questo Riusch telefona e dice mi trovo a Spessart, non si capisce in quale di questi tre punti lui si riferisce, a quale di questi tre punti lui si riferisce. E facendo delle ricostruzioni, partendo dal Münster, come abbiamo detto il mercoledì mattina, non avevano fatto tanta strada in proporzione all'orario nel quale hanno telefonato alla famiglia alle 20. Secondo il sito Via Michelin, Münster dista da Spessart, quella sul Reno, a 240 km circa, a seconda dei percorsi che si scelgono. Se invece il riferimento è alla regione, che è molto più nota, ciao Federico, saremmo intorno ai 340 km e 4 ore di viaggio. In poche parole, comunque, lasciando perdere questi dettagli, a prescindere da quale strada i due hanno scelto, la sera di mercoledì erano ancora ben in mezzo alla Germania, capito? Da questo spessare. Nicola, scusami, Bela? Posso fare una domanda? Chi ha dato questi chilometri? Perché secondo me Spessart è molto molto più lontano da bisogna Münster. Vedere quale delle tre Spessart sono. Ci sono una Spessart nella Valle del Reno, una Spessart nella Foresta Nera e una regione che si chiama Spessart che è vicino a Francoforte. Allora, non si capisce quale dei tre. No, te lo dico io. Francoforte è molto più lontano, infatti, del primo che ha detto, e Foresta Nera è più vicino. Sì, infatti lo testimonia il sito Via Michelin che dà i chilometraggi precisi, come stavo per dire. Comunque Spessart, il paesino sul Reno, Firenze, sono 1057 chilometri. Mentre invece, passando dall'Austria anziché per la Svizzera, si riducono a 915. In poche parole, vabbè, facendo un sunto di tutta questa storia, si può essere certi che il pulmino, che non è un mezzo particolarmente veloce, nemmeno in autostrada, non è arrivato nei dintorni di Firenze prima della sera di giovedì 8. Cioè, giovedì 8, nella sera, arriva nei dintorni di Firenze. Ricordiamo che nella notte, tra mercoledì e giovedì, hanno pernottato in una località tedesca di cui non sappiamo però il nome. Sì. Sì, probabilmente la stessa Spessart, ecco, probabilmente lì, e poi da lì poi sono ripartiti la mattina del giovedì per poi arrivare in tarda serata del giovedì. Sì. Qui cominciano un po' di incongruenze. Noi come abbiamo organizzato... Del giovedì 8, ecco. Sì, come abbiamo organizzato questa puntata? L'abbiamo organizzata raccogliendo praticamente i numerosi test che sono protagonisti di questa storia, perché ricordiamo che davanti alla scena del crimine c'è una villa che si chiama Villa Sfacciata, che è a 80 metri appena da dove è accaduto il delitto, e all'epoca non c'era nemmeno la vegetazione che c'è oggi, per cui era proprio in bella vista. E si dice anche che quella sera del delitto ci fu una festa. Io ho letto anche che le feste furono cominciate ad essere organizzate dopo la morte del proprietario Martelli e soltanto dall'estate dell'84 in poi. Sì, sì. E qui cominciano, diciamo, un po' di incongruenze, nel senso che, come ben ricorderete, c'è una donna, una teste, che si chiama Teresina Buzzichini. Cioè si parla, ecco, del processo Pacciani. Sì, qui, ma gente sono che tutti anche, testi ma che ha anche deposto nei giorni successivi al delitto. Che hanno deposto nei giorni successivi al delitto e che poi sono sostanzialmente stati richiamati tutti al processo, per cui hanno dovuto poi ripetere o confermare quello che avevano già eventualmente detto in sede successiva al delitto. Allora, prima di continuare a livello cronologico il viaggio dei tedeschi
e il loro arrivo in Italia. E mi tocca fare una doverosa precisazione, perché ci sono delle incongruenze che potrebbero far cambiare lo scenario del loro arrivo, collocarlo in un giorno piuttosto che in un altro. La signora Teresina Buzzichini, che è più nota come la signora Nenci, che era il cognome da sposata, dichiarò clamorosamente, a differenza di tutti gli altri test, che i due tedeschi con il loro furgone sostavano in quella piazzola da almeno una settimana. Abbiamo appena detto che il mercoledì erano ancora in viaggio e che arrivano il giovedì. Una settimana rispetto al delitto, al venerdì, o al sabato, credo al sabato che si scoprì il delitto. Sì, perché il delitto fu scoperto il giorno sabato. Questa signora Teresina diceva la mattina, si vedevano la mattina presto, poi nel mezzo della giornata non c'erano, e poi si rivedevano la sera, verso le 8. Erano lì che stavano mangiando, insomma, uno era normale, uno aveva capelli lunghi e c'aveva un ciuffo di dietro. Abbiamo i soliti 2 minuti di pausa poi torniamo. Lo sapete, 45 e 15 di ogni ora. Vai. 2 minuti secchi. A dopo. Ecco. Siamo tornati, ma non funziona sto microfono? No, perché a me mi sembra non funziona. Sì, il mio sì. Abla? Era Ciacci. Ah, ecco. Ah, è il cavo che ogni tanto fa, vabbè, quello. Io mi sento. Dio buono, guarda che problemi c'è, questo. Ma un po' di colla americana, Pimpini, perché sì, quella colla. Allora, calda. Siamo tornati, spero che nessuno sia antimonio stasera, ci riascolteranno tutti. Abbiamo una telefonata. Intanto è arrivato un nostro amico, possiamo dire il nome, Federico Muleri, ci è venuto a trovare e ci ha portato il beveraggio. È importante, certo. Buonasera Federico. E poi abbiamo Jacopo Pezzan che ci chiama da Los Angeles. Ciao Jacopo. Ehi, Angelo, ciao. Io ti sento un po' basso però. Vabbè, la distanza. Parlo più forte, mi senti? Sì, se Daniele riesce a alzare un po' la voce, perché mi sa che anche Daniele c'è il volume bassino. Vai. Va bene. Vado? Sì, vai. Allora? Allora come va? Tutto bene. Volevo ringraziare ancora per la fantastica serata del mostro che avevo fatto a luglio, bellissima, spero che ne facciate ancora. Sì, è stata un'ottima occasione per incontrarci. Poi ho ascoltato recentemente anche tutte le vostre puntate, devo dire che hai degli ospiti, dei collaboratori bravissimi. Ma collaboratori, sono ospiti, non collaboratori. Veramente bravi e preparati, veramente, soprattutto sulla parte vittimologica, devo dire che hanno sempre delle informazioni molto dettagliate e mai banali, molto bravi, veramente. Ancora grazie. Senti, vogliamo dire che Jacopo è un imprenditore digitale, giusto? Sì, imprenditore digitale, una casa editrice digitale, ci siamo occupati di diversi casi di delitti risolti, tra cui quello del mostro appunto, e abbiamo approfondito diverse tematiche su diversi casi. Sì, te hai un libro che io desidero da morire, che è la storia di Felice Maniero. Ma quello te lo mando in settimana. Sì, no, non ti preoccupare, ma lo acquisterò, non preoccuparti. Allora, Jacopo, io ti volevo chiedere una cosa, no? Visto che tu ci chiami dagli Stati Uniti, da Los Angeles, come è vista ancora la storia del mostro di Firenze negli Stati Uniti? Ma adesso è un po' in sordina, ti devo dire, dopo i fasti e i clamori del libro di Preston e Spezzi, che aveva un po', diciamo, attizzato la fiamma della cosa. Adesso come adesso non credo, non è un caso molto molto gettonato, anche perché come ben sai qui in America di casi autoctoni ce ne sono parecchi, quindi sì, certo, diciamo, non manca, che certo. Non manca materiale. No, infatti invece io voglio sapere cosa ne pensi te del mostro di Firenze. Ti sei fatto un'idea? Sì, io mi sono fatto un'idea, infatti, anzi, se ti potevo rubare 2 minuti, certo, prego, prego. Fatto 2 considerazioni e una domanda ai tuoi ospiti, certo, in generale. Allora, la prima considerazione che volevo fare, che riguarda un po' la tipologia delle vittime, se noi prendiamo il caso dal 68 fino all'85, abbiamo il primo caso, il 68, dove quando si è investigato si è aperto una specie di verminaio su una situazione che se non fosse finita in tragedia sarebbe stata
probabilmente una sceneggiatura di una commedia degli anni 70, lui, lei, l'altro, il cornuto, l'amante, il caffè a letto, il bisessuale, una cosa che andrebbe anche al di là dell'accettazione odierna della gestione della coppia. Da lì in poi, togliendo le vittime straniere che hanno caratteristiche particolari e diverse, come stasera ne parlerete approfonditamente su questo caso, parliamo sempre di vittime, di casi, di coppie solidissime, cristalline. Si conoscevano i genitori, tutti gli amici lo sapevano, erano la luce del sole. Quindi il caso più vecchio, che è quello del 68, quando c'era ancora una morale addirittura diversa e più stringente, ha delle caratteristiche quasi da commedia degli anni 70. Da lì in poi invece si tratta sempre e soltanto di vittime molto e di coppie molto solide. Non c'è mai stato un caso di una coppia clandestina, di un amante, di una coppia di che si erano appena conosciuti, che si appartavano magari per le prime volte, di cui non c'è mai stata una sorpresa, niente. Ricordo che quando la Pia Rontini non tornò a casa, la madre chiamò subito i genitori del fidanzato, quindi si conoscevano anche tra i genitori. Io so che qua mi scontro con il parere di tutti i tuoi esperti e vostro in generale, che credete che siano probabilmente stati quasi sempre delle vittime scelte a caso, però mi ha sempre dato da pensare questo fatto qui, questa statistica qui, per cui queste coppie, scegliendo a caso, lui non abbia mai e mai trovato, dico, una coppia o una o due persone che si fossero appartate, si conoscessero da poco, che fossero magari una coppia clandestina o una coppia di che si fossero appena conosciuti. Non c'è mai stato questo, sono sempre solo state coppie alla luce del sole, che tutti le conoscevano, che erano in qualche modo visibili. Questo ve lo do come dato su cui eventualmente riflettere o farmi sapere, perché personalmente io sto maturando l'idea che almeno in qualche caso le coppie fossero state selezionate precedentemente. Questo è uno. Un'altra considerazione che stavo facendo in questi giorni, poi ascoltando i vostri programmi, soprattutto quello sul primo caso, è che mentre su tutti gli altri casi, che tu sia Paccianista, Merendaro, Narducciano, se ce ne sono ancora rimasti in giro, di informazioni dirette o indirette se ne trovano moltissime. Tutti gli avvocati praticamente di Pacciani o Filastola, l'avvocato del Vanni o sulla storia del Narducci, qualcuno si è espresso, qualche notizia è filtrata, qualche informazione è arrivata. Sul clan dei Sardi non si sa praticamente niente. Adesso io ho finito di leggere il libro di Cannella, che avevo preso alla Notte del Mostro, che è interessantissimo, soprattutto perché fa riemergere qualche intervista al clan dei Sardi. Però, a parte quello, è una specie di buco nero in cui non si sa assolutamente nulla. Non c'è stato, a memoria mia, nemmeno un avvocato del clan o un avvocato del Vinci, del Francesco Vinci, che comunque è morto, che si è espresso negli anni 90, che abbia fatto una dichiarazione nel 2000, che abbia espresso una confidenza fatta lì in carcere, il nulla. E questa era gente che entrava e usciva di galera continuamente. Quindi gli avvocati ne hanno visti parecchi, eppure tutto quel gruppo lì, quel gruppo che chiamiamo la pista sarda, è sempre rimasto poi nell'ombra totalmente, infatti non ci sono pochissime informazioni. La terza, vorrei farti una domanda ai tuoi ospiti, da girare poi eventualmente anche al buon Valerio, quando ci sentirà la settimana prossima, ed è questa. Tutti i delitti, noi abbiamo ricostruito, riconnesso il delitto del 68, grazie ormai, credo sia un dato di fatto, a una lettera anonima pervenuta, mi sembra nell'82 se non sbaglio. Senza questa lettera qui noi non avremmo mai potuto riconnettere il delitto del 68 con l'escalation, prima del 74 e poi negli anni 80 del resto dei delitti. La mia domanda è questa: con che livello di certezza, oggi come oggi, nel 2019, possiamo dire che non ci fosse stato nient'altro precedente al 68 o tra il 68 e il 74 o con meno probabilità tra il 74 e l'81 che sia successo, che non sia stato riconnesso perché
non c'è stata non è stata fatta un'investigazione in merito. Mi spiego meglio, parliamo di un'epoca pre-digitalizzazione, quindi se avessimo dovuto andare a cercare informazioni riguardo a altri delitti simili o delitti che non sono andati a buon fine perché la coppia ce l'ha fatta, aggressioni che non sono state poi ricollegate alla storia del mostro, si sarebbe dovuto andare in tutte le caserme della Toscana o piuttosto che di zone limitrofe e scartabellare a mano, anno per anno, per cercare eventuali segnalazioni, denunce o altro. Adesso, con che livello di certezza oggi come oggi possiamo dire che questo lavoro sia stato fatto? Perché senza la lettera dell'82 e del 68 non sapremmo nulla. Con che livello di certezza possiamo dire che non ci sia stato nient'altro? Prego, ti risponderà Giampaolo. Allora, ecco, parto da quest'ultima domanda. Con che livello di certezza? Il giudice istruttore Tricomi, all'indomani del secondo delitto dell'81, se non vado errato, se non ricordo male, fece fare proprio una ricerca di questo genere, proprio interpellando tutte le caserme dei carabinieri, che noi sappiamo essere dislocate in modo estremamente capillare sul territorio. Questo lavoro fu fatto dal giudice istruttore Tricomi, che appunto ebbe in carico, a cominciare dal primo delitto dell'81, quello di Scandicci, facendo arrestare, fu lui che fece arrestare Spalletti, e poi successivamente ebbe in carico anche il delitto successivo. Quindi questo lavoro sicuramente da lui fu fatto. Fu diramato appunto una non una circolare, ma comunque una comunicazione a tutte le stazioni e le caserme dei carabinieri, anche quelle più piccoline, proprio per verificare se ci fossero stati dei delitti simili, e comunque da lì poi scoprì anche tutto il mondo dei guardoni. Venne fuori proprio tutta la questione relativa al mondo del voyeurismo, che lui stesso in un libro che lui scrisse ignorava proprio completamente, e che lo stupì parecchio. Quindi ecco, questo lavoro fu effettivamente fatto. Successivamente non ricordo che ci siano stati fatti altri tentativi di questo genere. Questo non lo ricordo, francamente. Poi però posso... Va bene, perché questo è uno degli interrogativi che mi ponevo anche recentemente, perché sono a fare una ricerca di archivio sulla stampa, chiaramente trova poco o niente, perché non è detto che una cosa possa essere arrivata in quegli anni lì agli onori della cronaca nazionale. Io personalmente ho passato anni ad andare alla emeroteca di Prato, dove chiedevo i numeri, le annate della Nazione, cronaca di Prato e cronaca di Firenze, degli anni che andavano dal 68 fino agli anni 80 anche. Ho sempre guardato, ho trovato anche della roba cui era protagonista Francesco Vinci. Francesco Vinci, che nel novembre 73 fu arrestato insieme ad altri per delle rapine di ogni tipo, dai profumi ai dolciari, veniva praticamente arrestato insieme ad altri personaggi, con tanto di fotografia. Addirittura, per curiosità, posso aggiungere che anche durante il processo del 73, del novembre 73, c'era l'avvocato Nino Filastò che difendeva uno di loro, che era l'avvocato difensore di uno di questi balordi, diciamo, di questa banda qui. E tra l'altro aggiungerei anche che nel novembre 73 Francesco Vinci aveva una pistola. Aveva una pistola, e che a quel tempo lui aveva già comperato una macchina e non aveva più il famoso motorino di Signa del 68, dove praticamente lui disse ai giornalisti prima del processo: io non ho nessuna pistola, se i carabinieri mi guarderanno nella bauliera della mia macchina
e troveranno una pistola, io anticipo già che quella pistola non è mia e non ce l'ho messa io. C'è proprio una dichiarazione sfrontata e sarcastica, e comunque che non si sta parlando di delitti, si sta parlando di furti, furti comunque anche importanti, pellicerie, dove però lui era uno dei protagonisti, e sto parlando del 73, della fine del 1973, capito? Questo è il primo articolo che mi viene in mente che ho trovato. Poi ci sono stati casi a Firenze dintorni di donne molestate, uccise da sole, però nel 73, un certo non mi ricordo purtroppo mai il nome, un certo Stefano che fu arrestato nel febbraio 74, che aveva molestato tra il 71 e il 73 delle donne per strada, e uccisa una che era una seminferma mentale, che era uscita da San Salvi, dal manicomio criminale, era un ospedale psichiatrico, credo. Sì, credo che fosse. Fu arrestato, insomma, ci sono stati casi un po' che hanno fatto riflettere. Ma sai che io, facendo un paio di ricerche recentemente di archivio, poi sono incappato in un caso che voi conoscete di sicuro, che era il caso del giallo di Velletri, che è successo nel 65, sì. Che sembra quasi una fotocopia, cioè una coppia uccisa in macchina, manca la pistola, cercarono di rubricarlo immediatamente come delitto, omicidio o suicidio, ma la pistola mancava. E allora hanno detto: è passato un passante che se l'è portata via. La borsetta a 20 metri di distanza, aperta e rovistata. Sì, sì. Poi dopo nella stampa compaiono contadini, una prostituta che forse sapeva o non sapeva. Tutta una serie di elementi che poi ritroveremo poi nel caso del mostro di Firenze. Due casi scollegati che non c'entrano nulla, però sembra quasi una puntata zero di un programma televisivo dove si testano alcune cose, la tipologia è la stessa, l'omicidio è molto simile, ci sono caratteristiche e dettagli molto simili, e poi scartabellando in altri quotidiani un altro paio di casi simili di coppie uccise in macchina tra il 68 sì, e il 74 l'ho pure trovati, chiaramente poi i munizionamenti erano diversi, i calibri eccetera eccetera, però questa tipologia qua di coppie uccise in macchina non era così infrequente, si trovava anche in altre situazioni. Dopo chiaramente non si tratta di casi collegati o simili, però appunto io mi chiedevo a quel punto lì se questo lavoro fosse stato fatto in maniera capillare ed esaustiva per togliere completamente il dubbio che non ci fosse nient'altro prima del 68 o tra il 68. Sì, a livello professionale fu fatto da Tricomi, come ha detto Gianpaolo poco fa, e a livello amatoriale comunque da qualcuno come anche me, che ha fatto delle ricerche sulla stampa. Pensavo avessi ucciso qualcuno. No, non ho ucciso nessuno ancora, ma se continui posso cominciare. Che battutone. No, ma poi fra l'altro poi ci fu anche il duplice omicidio di una coppia a Lucca, sì, in macchina, sì, che però ecco, siamo già in pieno periodo comunque in pieno periodo omicidiario del mostro di Firenze. Quello successivamente, sì. Ecco, per rispondere, però è tra prima del 74, se non sbaglio, tra il 68 e il 74. Sì, anche quello lì avevo trovato, infatti ero incappato anche in quello. Per rispondere, ecco, all'altra domanda sul tipo di coppie. Ora, chiaramente la casistica sulla tipologia di coppie è limitata. Limitata è un parolone perché potrebbe sminuire la gravità dell'accaduto, però a livello statistico è limitata a 8 coppie, quindi in cui una coppia era appunto una coppia semiclandestina, cioè quella del 68. Ora, quella del 68. Ora, per l'appunto, propendiamo per un discorso di conoscenza da parte del mostro di Firenze dei luoghi dove furono effettivamente perpetrati questi delitti, non tanto delle coppie a livello personale. Non coppie proprio scelte a caso, ma coppie scelte perché frequentavano determinati luoghi.
Ecco, forse in questo senso. Sì, c'è la priorità può... ai probabilmente c'era una priorità ai luoghi. La tipologia delle coppie. Che non tanto alla tipologia delle coppie, ecco. Anche perché coppie clandestine. Magari con dei sopralluoghi aveva visto certe coppie più frequentemente, quindi era più facile che incappasse proprio in quella lì. Sì. Posizionandosi in quel luogo lì. Sì, sì. Sì, noi propendiamo più per una scelta del luogo. Più che per una conoscenza personale delle coppie. Sì, a meno che se per conoscenza si intende il fatto che comunque lui in precedenza li aveva visti, perché sicuramente lui prima di colpire chissà quanti sopralluoghi nei giorni precedenti aveva fatto, sia diurni, esatto, che notturni, e di quindi questo. Di vista la macchina e la coppia la conosceva, perché comunque magari li aveva già visti abitualmente andare in quei posti e ha stabilito il momento giusto per colpire, e quindi questo fa pensare a una conoscenza perfetta dei luoghi e una conoscenza un po' così superficiale, però se no di vista, delle coppie, ecco. Sì, sì, ecco, sostanzialmente. Comunque, ascolterò con attenzione la puntata di stasera, che poi secondo me è molto interessante, perché paradossalmente questo è uno dei casi meno evocativi o meno ricordati di solito quando si parla del caso in generale del mostro di Firenze, un po' perché la coppia era tedesca, un po' perché sì, le caratteristiche sono leggermente diverse, eppure è uno dei casi, è il caso anzi probabilmente, nel quale le investigazioni ufficiali hanno ricavato, dal quale hanno ricavato più informazioni, e il portasapone, e lo Schützenbrunnen, e l'altezza dello sparatore, e la villa appunto di cui state parlando, sì, prima, e se non ricordo male poi c'era un motorino che appariva, spariva nei giorni precedenti, quindi tutta una serie di informazioni che andava poi in un senso o nell'altro, con cui ho dovuto comunque fare i conti a livello di indagini ufficiali. È uno, sì, dei, sì, casi da cui si è ricavato di più, pur essendo probabilmente il caso meno comparabile rispetto agli altri, perché le due vittime erano due uomini in un furgoncino, molte delle caratteristiche sono diverse rispetto, sì, ha avuto questo strascico, come dici giustamente te, anche perché fu uno dei delitti nei quali quello che poi diventò l'imputato Pietro Pacciani, furono trovati insomma degli oggetti presumibilmente sottratti all'interno del furgone dei tedeschi, cosa che non era mai accaduta, non era mai passata in evidenza nei delitti precedenti e né in quelli successivi, anche se noi non potremo mai sapere se sono state rubate degli oggetti all'interno insomma degli abitacoli delle macchine, perché non avevamo giustamente un inventario in precedenza. Uno, esatto, può avere rubato degli oggetti che non si saprà mai che sono stati rubati, capito? Sì, i familiari. Per fare un esempio, fra tanti, la famosa agendina della Susanna Cambia a Calenzano nell'81, la quale potrebbe, esatto, il mostro aver preso il numero di telefono, del famoso numero di telefono che in pochi intimi avevano, capito? Noi non possiamo, esatto, sapere che aveva rubato un'agendina, perché non potevamo sapere se lei possedeva un'agendina, però è una teoria che potrebbe giustificare il fatto che il mostro aveva comunque, era venuto in possesso di quel numero riservato a pochi. So se mi sono spiegato un po'. Sì, sì, sono Angelo. Angelo, vi saluto, allora vi ascolto per radio, sì, e così finisco di ascoltarvi con la diretta, riaccendo il computer. Non ha sentito. Saluto tutti, poi voglio salutare particolarmente il Bronzi, che grazie, ha la pagina Facebook, senti, più divertente del mondo, e anzi dovrebbe avere 1000 amici al giorno. Anzi, lancio la campagna, diventa amico del Bronzi, perché veramente la pagina... No. Jacopo, ci senti? Sì. Senti a me? Sì. Allora no, scusi, stavo dicendo, con la nostra ascoltatrice ti vuol fare una domanda. Pronto? La domanda da me, la rivolgo a te. Da buon padovano, qual è la squadra più forte? Il Veneto, Treviso, Rugby o Ferrari Padova? No, mi sa che non ti ha sentito, prova un po'. No, adesso ti sento. Mi senti ora? No, sente, ma perché a me non mi senti? Senti un po'? Senti ora? Sì, va bene. La nostra ascoltatrice
qui c'è qualche problema. C'è qualche... c'è qualche problema con la connessione dagli Stati Uniti. Aspetta là, aspetta un attimino. Rimane là, mi senti ora? Sì, ti sento. Allora, la nostra ascoltatrice mi ha chiesto di farti una domanda. Chi è più forte, la Benetton Treviso Rugby o il Petrarca Padova? Petrarca Padova. Ah, vabbè, lei ha detto il commercio. Ha detto tutta la vita. È una della tua stessa regione, l'avrei capito, sì. Ma che scherziamo, che domande sono? No, vabbè, te l'ho voluto fare. Le poche certezze. Barbara, hai sentito che ha detto Jacopo? Bene, noi ti salutiamo, grazie per l'intervento. Ciao a tutti, grazie mille, grazie, buona giornata, perché sono 7 ore meno a te, sì, che... sì, buona giornata. All'1 del pomeriggio. Bene, saluto e vi abbraccio tutti. Bene, ciao Jacopo, ciao. Allora, continuiamo i nostri ospiti. Ci hanno fatto una domanda, ma secondo noi chi è il vero mostro di Firenze? Bel dubbio ameleti, con un'idea, chi più chi meno ce l'abbiamo fatto, vuol dire che non ci ascoltano, e forse è la prima volta che sta ascoltando. Allora, probabilmente tutte le persone sono qua, almeno da me, a partire dalla mia, cioè continuando la mia sinistra, credo che siano tutti d'accordo per una persona sola. Vogliamo dire, più che d'accordo, ecco, per quanto mi riguarda dovrebbe essere proprio per un discorso garantista nei suoi confronti maggiormente attenzionato, perché ad oggi come sei gentile. Perché ad oggi rimangono moltissime ombre che non farebbero piacere a nessuno avere sulle proprie spalle, certo. Quindi sarebbe interesse precipuo proprio del personaggio in questione, che più o meno in questa sede pensiamo che possa essere in qualche modo implicato, allontanare da se stesso queste ombre che a distanza di tanti anni appunto ancora sono ancora su di lui, sono ancora su di lui da parte di tantissime persone. Mi è arrivato un messaggio ad esempio di Bernardo che dice: siete tutti una banda di salvatoristi. esatto. Quindi esatto. Avete già capito bene. Daniele, perciò, vuoi dire la tua? Perciò, caro Davide, il Salvatore che ho rammentato prima, Davide Mosconi, sì, ok, è quello SV. Secondo noi, bene. Ma sono le 22:15, giusto? Davvero? C'è la fascia, ci si sente dopo. Chi non ci ascolta è un antimonio, ecco, sapevo io. Siamo tornati, comincia ad arrivare domande. Uno mi ha chiesto: come puoi confermare la tua posizione, la vostra posizione sul fatto dell'altezza degli spari di Giogoli? Ora ci arriveremo. Poi te lo faccio spiegare. Allora io sono totalmente d'accordo su quello. Ci arriviamo su quello loro penso. Prego. Sei d'accordo con cosa? Con quello che pensate voi. Sì, noi abbiamo fatto una ricostruzione questo, ma ne parliamo dopo. Allora, eravamo rimasti che c'era questa teste, la signora Nenci, Teresa Buzzichini, che affermava che i tedeschi con quel furgone erano già da una settimana nella piazzola di Giogoli, che disse che uno era normale, l'altro ragazzo aveva capelli lunghi e c'aveva un ciuffo di dietro, però c'aveva il pizzo, si vedeva che era un maschio. La signora parla di ragazzo biondo con il pizzo, ma il maestro Notte Salvatori, di cui parleremo tra poco, lo scambia per una donna. Dalle foto autoptiche non risulta alcun pizzo né segni di barba. I difensori, stranamente, non controinterrogarono, ma è anche vero che la testimonianza di questa signora non venne nemmeno utilizzata in sentenza. C'è da dire una cosa, questa è una riflessione più che altro personale. Questa signora Teresina Buzzichini che afferma che i tedeschi erano lì da una settimana, non viene mai interrotta dal pubblico ministero, che non manca di contestare, di interrompere quando sa che il teste sta dicendo una cosa non vera o non conforme alla realtà. Ciò nonostante la lascia parlare, anzi sottolinea il fatto che il furgone era lì da una settimana, e essendo a conoscenza che i tedeschi avevano occupato la piazzola o giovedì sera o venerdì sera, anche questo lo andremo a vedere tra poco, poche ore prima di essere uccisi, e che erano entrati sul territorio italiano solo circa 24 ore prima del delitto. E, facendoci un'idea del perché, è perché comunque in quel momento sappiamo che
le indagini stavano spingendo nella direzione della colpevolezza di Pacciani. E siccome questi numerosi test, che non so se faremo un tempo a citarli tutti, parlavano di motorini visti all'interno della villa sfacciata, di un'auto bianca e un'auto rossa nei pressi del furgone, e si voleva che l'auto bianca fosse quella del Pacciani e l'auto rossa fosse quella di Giancarlo Lotti. Quindi c'era interesse a allargare il raggio di permanenza dei tedeschi in quella piazzola, perché si sarebbe fatta un po' più confusione. Chi lo vuole il caffè? No, grazie. Da noi costa anche poco, 50. Si sarebbe fatta più confusione con questi avvistamenti di auto, di motorini. Ci sono stati dei test che addirittura hanno detto che il motorino presunto di Pacciani era da giorni prima dell'arrivo dei tedeschi ed è rimasto anche giorni dopo il delitto. Quindi Pacciani praticamente con quel motore andava lì a guardare il niente. Sì, appunto. A guardare il niente, perché i tedeschi ancora non erano in Italia. Ma soprattutto lascia il motorino anche nei giorni successivi al delitto. Questa è una cosa che non ha senso. Sì, non si capisce proprio il motivo per cui dovrebbe aver lasciato parcheggiato tutto questo tempo. E poi, cosa molto strana, un serial killer che si avvicina e si appropinqua alla coppia da uccidere, fa di tutto per essere notato, parcheggiando nei pressi, esatto. Lasciando il motorino per giorni, fa di tutto praticamente per fare in modo che possa essere visto da più persone possibili. Questo francamente è un po'... Insomma, per concludere il quadro di questa Teresina Buzzichini, meglio nota come Nenci, dichiarò oltretutto di aver visto la mattina del sabato 10 settembre, cioè quando ancora il delitto non era stato scoperto, due macchine, una rossa e una bianca, come abbiamo già detto, e che addirittura i due tedeschi in quei giorni avevano portato dei vestiti a lavare presso la sua lavanderia del Galluzzo, cosa che è proprio impossibile. Infatti fu tenuto un falso ricordo, uno sbaglio clamoroso. Poi aggiungerei che il marito di questa signora, che si chiama Giovanni Nenci, che non partecipò al processo Pacciani perché purtroppo morì nel 90, quindi qualche anno prima, lui disse in un verbale del giorno 13 settembre 83: giovedì sera 8 settembre, nel rientrare a casa, notai nello spazio di cui sopra il furgone straniero regolarmente parcheggiato. Erano circa le ore 20:30 e accanto al furgone non notai movimento di sorta. Allora, noi abbiamo un po' di dubbi su questa deposizione. Perché? Perché non si capisce per quale motivo i due tedeschi arrivano alle 20:30 del giovedì, quindi trovano questa piazzola a Giogoli, si sistemano lì, però poi due ore più tardi il metronotte Salvadori li trova agli Scopeti davanti alle cantine Serristori e bussa al furgone e invita i due tedeschi ad andarsene perché lì c'era una zona con divieto di parcheggio. Allora, loro cosa fanno? Arrivano a Giogoli alle 20:30 e poi se ne vanno per andare agli Scopeti, dal quale se ne vanno via, e poi cosa succede? Qui ci abbiamo praticamente un buco di cui non abbiamo capito dove avrebbero dormito poi loro, perché se loro tornano a Giogoli dopo essere stati mandati via dagli Scopeti, magari tardi, nessuno li ha visti, ci sono dei test che la mattina del venerdì passano alle 7:30 e non vedono il furgone. Allora, riepilogando, questi si fanno un viaggio di 1000 chilometri che dura due giorni, finalmente arrivano a Firenze, arrivano a Giogoli, se ne vanno per andare agli scopeti vengono mandati via, questi magari vogliono riposarsi, sono stanchi, hanno sonno, ma alle 7 del mattino del venerdì il furgone non c'è. Qui è un punto interrogativo. Lascio la parola ora a Gianpaolo. Sì, appunto, diceva Nicola che il metronotte Gianpietro Salvadori dichiarò di aver visto il furgone dei due ragazzi
mercoledì 7 o giovedì 8, ma noi sappiamo che si tratta di giovedì 8, in quanto il consolato tedesco dà notizia che mercoledì 7 loro sono ancora in Germania e appunto uno dei due telefona ai genitori. Quindi si parte da giovedì 8 e vede questo furgone nella piazzola di Scopeti, di via di Scopeti, dove afferma che si fossero sistemati di fronte appunto alle cantine Serristori, e li manda via perché appunto davanti a queste cantine vigeva il divieto di parcheggio. C'era il divieto di parcheggio, per cui decise appunto di andare da loro e di invitarli a lasciare quel luogo. A questo punto i ragazzi, afferma poi, misero in moto il furgoncino e se ne andarono. Cosa molto interessante, questo metronotte, Salvadori appunto, dichiarò anche di aver inizialmente creduto che i due fossero in realtà un uomo e una donna, dal momento che uno dei due giovani aveva dei lunghi capelli biondi. Ora, se avesse avuto il pizzo, penso che se ne sarebbe accorto, anche perché essendo andato da loro a invitarli di andare via, penso proprio che si sia avvicinato a loro, e appunto penso che abbia potuto notare in quel frangente che il ragazzo biondo con i capelli lunghi non aveva il pizzetto. E quindi si parla giovedì sera avvistamento, giovedì 8 avvistamento da parte di Salvadori nella piazzola di Scopeti, vicino alla piazzola di Scopeti, ecco, davanti alle cantine Serristori, non nella piazzola di Scopeti, vicino alla piazzola di Scopeti. Da giovedì sera noi andiamo al venerdì, dove però... Allora, come ho detto prima, il venerdì mattina, sul presto, perché in poche parole cosa succedeva in quella via di Giogoli? C'era diverse persone che passavano la mattina presto davanti alla piazzola per andare a Firenze a lavorare e che rincasava alle 20, 20 e 30, 19 e 30, dipende... E uno di questi era il tedesco Rolf Reinecke, che abitava presso un appartamento insieme a una donna svizzera, sito dentro la famosa Villa Sfacciata, che era lontana 80 km dal... Cioè no, aspetta, era aveva l'entrata del cancello a circa 80 metri... Sì, scusate, 80 km è un centinaio di metri, appunto dalla piazzuola. E questo Rolf Reinecke era un concittadino addirittura, perché riconosce la targa della... Ma comunque andiamo in ordine. Il venerdì mattina, sul presto, nessuno vede mai il furgone. Sì, cosa molto strana. Molto strana, perché comunque, ripetiamo, se questo Giovanni Necci ha deposto il vero e vede il giovedì sera il furgone che è già lì nei dintorni, o i ragazzi avevano un impegno e se ne sono andati prestissimo nonostante il viaggio, lungo viaggio di due giorni, oppure si sbaglia di giorno, insomma. Perché venerdì mattina il furgone nessuno vede il furgone. Tra l'altro nemmeno Reine che lo vede, che sarebbe stato il primo che abita lì. Che, no, poi un furgone tedesco a lui avrebbe fatto, insomma, avrebbe fatto un effetto diverso da un qualsiasi passante, insomma. E, andando comunque sempre in ordine cronologico, il venerdì mattina nessuno vede questo furgone. Questo furgone arriverebbe il venerdì alle 20. È un appunto, dentro il furgone fu trovato una ricevuta di un parcheggio nei pressi di Santa Maria Novella del venerdì 9, che andava dalle 16.25 alle 18.25. Quindi abbiamo proprio una prova certificata che hanno passato due ore in il furgone parcheggiato nei pressi di Piazza Santa Maria Novella lo stesso pomeriggio di venerdì 9. Questo dimostra che loro comunque non passavano il loro tempo in quella piazzola,
ma andavano a fare i loro giri a Firenze. Reinicke alle 19:30 rincasa, praticamente con la sua macchina torna in casa e non trova il furgone, non lo trova. Furgone che arriverà alle 20 del venerdì. Alle 20 si piazza lì, quindi 3 ore e mezzo, 4 ore prima del delitto. Sì, appunto, abbiamo detto Rolf Reine che abitava a Villa La Sfacciata e nota per la prima volta il furgone dei due ragazzi la mattina di sabato 10, intorno, lui afferma, alle 7:30 del mattino. E, essendo lui appunto vedendo questo furgone tedesco, quindi della sua stessa nazionalità, afferma di aver deciso di avvicinarsi per poter parlare con i proprietari del veicolo, comunque gli occupanti del veicolo, proprio essendo loro un connazionale, per scambiare qualche parola con loro. Vede in questa occasione il ragazzo biondo che è appoggiato sulla parte posteriore sinistra del furgone, che noi sappiamo già cadavere dalla sera precedente. Esatto, ricordiamo che sabato 10 è il sabato e la mattina successiva al delitto. Al delitto che avviene nella notte fra il venerdì sera e il sabato. E che nessuno ha ancora scoperto fino a quel momento. E che nessuno fino a quel momento potrebbe scoprirlo lui in questo frangente, ma avendo lasciato l'automobile parcheggiata di lato sulla via di Giogoli, ed essendo la via di Giogoli una via molto stretta, si avvicina al furgone, scende a piedi, si avvicina al furgone, cerca di parlare con i due ragazzi, vede il ragazzo il ragazzo biondo appoggiato, però è costretto a tornare alla macchina perché, come lui afferma, delle automobili erano rimaste, diciamo, non riuscivano a passare in questa stessa strada, quindi lui era dovuto ricorrere alla sua automobile, riprenderla e toglierla di mezzo alla strada. In questo caso, ecco, lui poi, se probabilmente si pensa che se non fosse sopraggiunta quell'automobile che praticamente si trovava ostruito il passaggio dall'automobile del Reinicke, lui stesso avrebbe scoperto la mattina stessa il delitto. Sì, con grande probabilità. Grande probabilità. Avrebbe bussato, magari si sarebbe accorto di qualcosa. Invece il fatto che sia dovuto tornare velocemente verso la sua automobile per toglierla di mezzo dalla strada, appunto, impedisce sostanzialmente, o pare, sembra impedire sostanzialmente, la scoperta del delitto. Scoperta del delitto che però farà lui stesso la sera del sabato, dello stesso sabato. Infatti poi in quel frangente lui la sera si ferma, torna a casa dopo la giornata passata fuori, torna a casa e si avvicina al parcheggio l'auto in maniera più, non di certo in mezzo alla strada, si avvicina al furgone e allora si accorge che il furgone presenta un finestrino forato da una pallottola, cioè con un foro, e all'interno aveva scorto il corpo del ragazzo biondo macchiato di sangue. Ecco, e il delitto viene scoperto in questo momento, il sabato, da lui stesso, cosa che avrebbe potuto fare la mattina se non fosse stato per l'imprevisto della sua automobile. Quindi cosa succede? Abbiamo un altro teste che fu interrogato la domenica 11, si chiama Pierluigi, che dichiarò di aver visto il furgone dei tedeschi il giorno sabato 10, per l'appunto intorno alle 20:10, notando una coppia che si stava allontanando dalla piazzola in direzione via dei Giogoli, compatibilmente con la scoperta dei due cadaveri da parte del tedesco Rolf Reinicke, che nel mentre si era recato assieme alla sua compagna presso la caserma dei carabinieri del Galluzzo. Infatti questa coppia che Pierluigi vede allontanarsi è proprio Rolf Reinicke insieme alla sua compagna. Quando arriverà la pattuglia dei carabinieri lì in loco, sarà proprio questo Pierluigi, che è uno studente, a indicare loro dove fosse ubicata la piazzola con i cadaveri dei due tedeschi.
Pierluigi riferirà anche a verbale che, a suo avviso, la zona è assiduamente frequentata da coppiette, anche se ci sarà un'altra teste residente lì in loco che smentirà questa cosa. E quindi, se fosse come dice questo Pierluigi, non ci si dovrebbe stupire di trovare comunque nei pressi del furgone, nella zona del muretto, postazione ideale per guardoni, frammenti di riviste pornografiche. Sì, ecco qui vicino al furgoncino dei due ragazzi, successivamente alla scoperta del delitto, vengono notate delle pagine di una rivista pornografica di impostazione gay, strappate in più pezzi. Sembra disposte in modo come se fosse una specie di piccolo altare con dei sassi intorno. Questo poi. E qui inizia una narrazione e quindi anche una teoria, appunto esposta anche dall'avvocato Santoni Franchetti, per cui lui legava questo ritrovamento di queste pagine di rivista gay all'omicidio stesso. Ora, qui chiaramente la rivista poteva essere portata da chiunque. Negli anni 80, negli anni 70 era abbastanza facile trovare pezzi di riviste pornografiche in parchi pubblici, delle pagine strappate, non era una cosa così infrequente. Quindi, essendo un luogo quello che veniva comunque in qualche modo utilizzato dalle coppiette per appartarsi e quindi anche conseguentemente luogo in cui potevano anche sostare i relativi voyeur, poteva darsi, ecco, che ci fossero delle pagine di riviste pornografiche, anche se queste pagine non presentavano segni di usura del tempo o comunque usura da eventi climatici come pioggia. Sembravano disposte lì da pochissimo tempo. Cioè, infatti poi nasce questo caso, il caso del Golden Gay, che era il nome della rivista trovata lì nei pressi del furgone, per la quale è un po' difficile avere delle idee chiare sul suo ritrovamento. C'è una versione da dire, da sposare in toto. Perché? Perché praticamente questa rivista del Golden Gay si dice che non avesse impronte digitali, quindi in questo caso sarebbe stata maneggiata da qualcuno con i guanti. Questa rivista Golden Gay era datata aprile 1981, allora veniva da pensare che fosse una vecchia rivista, però no, le cose andarono diversamente, stavano diversamente, nel senso che questa rivista Golden Gay pubblicò i primi numeri nell'81, poi non ebbe una gran fortuna, e la casa editrice, che comunque pubblicava altre riviste del genere, decise di sospendere le pubblicazioni e gli avanzi di magazzino di allegarle a un'altra rivista pornografica. E dice, il regalo Golden Gay, magari di 2 anni prima, tagliavano il talloncino, l'angolino sinistro in alto, che indicava copia omaggio, e veniva allegata... Come fai a saperlo? Perché l'ho letto. Ti ho preso in domanda castagno, maliziosa. Come fai a sapere tutto questo? Allegati, per smaltire le copie, tutti i numeri allegati, per smaltire le copie le copie avanzate nei magazzini. E allora la casa editrice allegava il numero con un giornale che andava più forte, per cui la persona che andava in edicola lo comprava, si ritrovava in omaggio non richiesto una rivista di gay. Quindi magari che se uno prende, che cosa me ne faccio, la prendo, la butto via, io non voglio una rivista etero, no, di gay. E quindi questo smentisce il fatto che fosse uscito da un'edicola nell'81. Poteva essere possibile che i tedeschi, durante una loro passeggiata nel centro di Firenze,
fossero fermate in edicola e avesse comprato questa rivista, e che fosse conservata all'interno del furgone e che il killer, dopo aver ucciso, l'avesse trovata, avesse dedotto, sfogliandola, che questi due erano dei gay, perché non aveva nessun altro elemento per poter stabilire che in quel furgone ci fossero due gay. Lo capisce leggendo questa rivista, magari gli viene una crisi isterica per questo motivo, prende questo Golden Gay, lo getta fuori e straccia le pagine, e come troveranno infatti la copertina del giornale con qualche pagina intorno. Il killer non poteva aver avuto il tempo di avere l'informazione che all'interno del furgone c'erano due omosessuali. Sì, che cosa che sembra accertata da un a quanto ho letto dal rapporto di polizia della polizia tedesca a quella italiana. Sembra che i due ragazzi fossero effettivamente gay, ma detto questo non c'è ad oggi alcuna prova che questa rivista gay o queste pagine di rivista gay trovate fossero appartenute a questi due ragazzi. Quindi non c'è nulla ad oggi che leghi questa rivista in modo certo a questi due ragazzi. Quindi tutta la narrazione, tutte le implicazioni e teorie successive a questa rivista ad oggi non hanno alcun elemento di riscontro oggettivo. Infatti la teoria che ho appena esposto è assolutamente una teoria, una ipotesi suffragata dal niente. Sostanzialmente sì. Sì, usando magari un po' di logica, viene in mente una roba, insomma, una cosa del genere. E la cosa che mi incuriosisce di quello che ha appena detto Giampaolo è che la polizia tedesca aveva dato comunicazione che i due ragazzi fossero due omosessuali. Fossero due omosessuali. La cosa pare un po' che non ha, fosse sia stata un fattore, no, non sia molto importante. Non è molto, infatti, non è, secondo me non lo è assolutamente. No, ma infatti questa informativa mi sembra che fosse stata richiesta proprio per il fatto di cercare di legare, esatto, questa rivista, sì, alla scena omicidiaria, al luogo del delitto e ai personaggi che appunto erano morti. Viene da domandarsi però con quale criterio la polizia tedesca stabilisce che una persona è omosessuale o meno. Ora qui si entra in un ambito che sì, perché non ci devono essere dei criteri, ma non vedo come. Penso che ci siano dei criteri, ma non a questa domanda penso che almeno io non so rispondere. Vabbè, comunque, lasciando perdere questa storia della Golden Gay, che secondo me poi alla fine della fiera non va nemmeno a inficiare più di tanto. No, ad oggi, ripeto, non c'è nessun elemento. Non abbiamo elemento ufficiale. Certo che possa legare questa rivista ai due ragazzi. Tant'è che è molto curioso, dice, non sono state ritrovate impronte digitali sul giornale. Sì. Ma se uno acquista un giornale di carta patinata, in special modo, come potevano essere suppongo, questo tipo di riviste. Ecco, lui ha detto suppongo. Dovrebbe almeno le impronte digitali dei ragazzi ci dovrebbero essere, non dico quelle del mostro, esatto, di Firenze che prende il giornale e lo strappa successivamente, ma almeno quelle di uno dei due ragazzi ci dovrebbero teoricamente essere. Sicuramente. Il fatto che non ce ne sia nessuna a maggior ragione rappresenta non un elemento che lega questo giornale alla coppia uccisa, ma che lo slega. Ma al contempo dobbiamo anche aggiungere che era così breve il lasso di tempo della permanenza di questi due tedeschi che anche quando fossero approdati alla piazzola il giovedì non c'è stato il tempo materiale per supporre che fossero due omosessuali, a meno che il killer lì nascosto avesse visto qualche fusione e lo avesse imparato questo precedentemente alla scoperta del giornale. Sì, cosa... Non solo che il serial killer avrebbe avuto pochissimo tempo per stabilire se i due ragazzi erano gay oppure no e quindi decidere di agire oppure no, ma avrebbe avuto comunque pochissimo tempo proprio per decidere di agire.
cioè di ucciderli, perché questi due ragazzi alla fine vengono visti il venerdì sera, il venerdì sera sul tardi, e vengono praticamente uccisi subito. Il furgone non sosta più di 2-3 ore in quella piazzola, dopodiché i due ragazzi vengono uccisi. E questo è estremamente interessante, perché implica o che il serial killer fosse già nei paraggi, o che fosse passato casualmente da quelle parti, sapendo che appunto che era una piazzola dove appunto si ritrovavano le coppiette, oppure, terza e penso ultima ipotesi, quella di essere stato avvertito da qualcuno e quindi che sia stato diciamo incentivato ad agire immediatamente, e vedendo un furgone straniero agire subito per paura che gli potesse sfuggire. Professore, la fermo, abbiamo la pubblicità, ci sentiamo a 2 minuti. Bene, siamo di nuovo in linea, siamo in onda, stava parlando il professor Zanetti. Sì, avevo finito appunto appena finito di esporre la questione del giornale pornografico Golden Gay, che era stato trovato appunto nella piazzola, stracciato, è stato trovato nella piazzola dove appunto si era fermato il furgoncino dei due ragazzi tedeschi. E c'è un altro testimone, un certo Orlando Celli, che passa la mattina del sabato lì da via di Giogoli attorno circa alle 8, e che poi riferì che gli era parso di vedere il furgone con tutte le portiere chiuse, ma che comunque non vi aveva fatto molto caso. E ecco, questo testimone afferma anche che accanto al furgone vi era un'auto di colore bianca, famosa auto bianca, poi dopo, che sembrava e gli pareva o una A112 o una Mini, dal tipo, dal taglio diciamo della vettura. E vide un uomo che stava lentamente avvicinandosi al furgone parcheggiato a 3 metri di distanza, però ecco, probabilmente vide lo stesso Reineke, chissà. Sì, teoricamente sì, perché l'orario è compatibile. Perché l'orario era compatibile con quello che affermò Reineke quando disse che si era avvicinato al furgone la mattina per parlare con i due ragazzi tedeschi della sua stessa nazionalità. E io mi soffermerei sulla famosa macchina bianca che appena ha menzionato Giampaolo, che questo Celli vuole che sia una A112 o una Mini, e mentre invece il metronotte Giancarlo Menichetti vedrebbe, come il signor Celli, il furgone parcheggiato in quello stesso posto alle 9:30 del mattino del sabato, quindi compatibile con l'orario di Orlando Celli, con le portiere chiuse anche lui, e quindi a omicidio avvenuto. Il Menichetti ricorda di aver notato la presenza di una 126 bianca parcheggiata a qualche metro di distanza al furgone. Allora, in poche parole, l'accusa ai tempi del processo Pacciani spingeva sul fatto che questa auto bianca fosse l'auto di Pacciani, che andava lì a curiosare, anche se contemporaneamente voleva il Pacciani che si recava lì con il Beta colore rosso, il motorino, il famoso Beta di cui parlano tanti teste. E il problema è che questa macchina sarebbe dovuta essere una Fiat che era in possesso del Pacciani, no, che cosa dico, una Ford Fiesta, che era proprietà di Pacciani in quel periodo lì. E invece viene poi scambiata per una 126 da questo metronotte Giancarlo Menichetti. Lui sostiene che fu una 126, e questa 126 effettivamente era di possesso di un Mario Parker, che sarebbe andato a vivere lì alla Villa La Sfacciata, ma soltanto a ottobre successivamente. Infatti lui poi verrà
interrogato dal maresciallo Congiu a fine novembre, e lui dirà che andò ad abitare solo dal 19 ottobre in un appartamento in via dei Giocoli 2B/3 e che poco prima viveva in via Fortini a Firenze. Quindi lui nega assolutamente di essere mandato nei giorni del delitto con quella 126 nella piazzola di Giocoli. Volevo riferire una cosa curiosa riguardo alla deposizione e alla testimonianza di Orlando Celli che ho riferito prima. Nell'immediatezza il Celli appunto dice di aver notato una automobile, una A112 o una Mini, e un uomo dell'età di 40-45 anni, molto robusto, capelli radi e forse anche stempiato, che appunto se ne stava andando. Questo nell'immediatezza. Va però anche detto che lo stesso testimone Celli nel 92, e cioè ben 9 anni dopo il fatto, ebbe a dichiarare invece di aver visto una persona anziana ferma davanti allo stesso furgoncino e intenta a guardare all'interno. Quindi questo è un po' molto curioso, perché la stessa persona, lo stesso testimone, dà due versioni molto diverse a distanza di 9 anni rispetto a, appunto, fra le due testimonianze. E da altre testimonianze si accerterà che il furgoncino, il venerdì 9 arrivò nello spiazzo sicuramente dopo le ore 20 e prima sicuramente delle ore 22:30, quindi un lasso di tempo estremamente ridotto, ma che almeno fino all'una di notte non ci furono rumori di spari, in quanto proprio fino a quell'ora alcuni abitanti della zona erano rimasti diciamo all'aperto. Sì, chiudo la parentesi prima della famosa macchina bianca che l'accusa voleva fosse di Pacciani, che si pensava fosse di Mario Parker, era un americano di colore che sarebbe andato solo successivamente a vivere alla sfacciata, che poi si scopre essere la A112 o la Mini, non ricordo, della moglie e della compagna di Rolf Reinecke. Sì. Che Rolf Reinecke ogni tanto prendeva la sua macchina e non quella, la macchina della sua compagna svizzera, e praticamente questa presenza dell'auto bianca era l'auto della compagna di Rolf Reinecke. Si scoprì insomma che da presunta fiesta di Pacciani, passando per la 126 di Mario Parker, diventò invece la A112 o la Mini, ora non ricordo, della compagna di Reinecke al quale aveva prestato la macchina. Comunque ecco, deposizioni abbastanza confusionarie. Nella loro esposizione, quindi molto dubbie nel loro utilizzo che poi ne fu fatto in sede processuale. Ecco, qui si dovrebbe sicuramente, non dico indagare perché le indagini sono già state fatte, ma sicuramente da una ricostruzione storica cercare di dividere meglio ciò che fa, ciò che rappresenta un qualcosa di fuorviante rispetto a quelle pochi dati che sappiamo per certi. Ecco, cercare di fare maggior chiarezza a livello di ricostruzione storica. Comunque una cosa che aveva accennato Giampaolo poco fa, molto importante, è quel lasso di orario che aveva indicato tra le 20 e le 22:30 era il furgone era arrivato non prima delle 20 e non dopo le 22:30. Esatto. E fino alla una nessuno, nonostante ci 7 famiglie vivessero in questa villa sfacciata, ha sentito un solo colpo da sparo. E questa è una cosa molto singolare, molto... Sì, c'è da dire... La vicinanza
C'è da dire anche che ecco, il rumore che fa un colpo di pistola sparato da una calibro 22, Beretta calibro 22 della serie 70, sicuramente è un rumore tutto sommato contenuto, e dipende molto dal fatto anche dei rumori di sottofondo. Sicuramente, ecco, in una situazione di silenzio totale, chiaramente lo sparo si sente in modo più nitido. In presenza di di lontananza di case e di rumore di sottofondo, magari di traffico da lontano, che il vento può portare più o meno intensamente anche da zone lontane, può cambiare radicalmente la percezione del rumore dello sparo. Quindi ecco, questo è sempre un punto molto, molto controverso, quando si afferma appunto di sentire in modo nitido gli spari di una calibro 22, che appunto possono essere anche scambiati per altri tipi di rumori. È sempre stato detto che lo sparo della calibro 22 è molto simile all'esplosione di un palloncino, pertanto... Sì, è un rumore estremamente contenuto, sì, estremamente. Ma infatti chi ha sentito qualche sparo, per dire, saltando agli scopeti, quelli hanno sentito gli spari, che erano quei bambini fuori a giocare, hanno sentito uno sparo e basta. Sì. E poi non hanno sentito altro perché... messi in allarme, sono rientrati in casa, non hanno sentito più nulla. E non hanno sentito più nulla, sì, appunto, perché basta poi entrare in casa che già... è già attutito. Che già si attutisce quasi completamente. E poi teniamo conto, appunto, la villa, ora non mi ricordo chi erano i testimoni, era in linea d'aria di fronte, anche se c'era una vallatina nel mezzo. Pertanto anche il posto e l'ambiente ha aiutato a portare il suono, diciamo. Sì, il suono si diffonde molto bene negli spazi aperti, basta due muri di cinta o una cosa del genere, uno sparo o anche un muro di piante, esatto, di alberi, sì, le condizioni del vento sono importantissime per poter sentire i rumori, anche lontani, lontanissimi. Ma basta fare un esempio, cioè, quando c'è la partita allo stadio, e qui siamo in centro storico, se il vento è abbastanza forte, qui si sente... i cori dello stadio, se non c'è vento non li sento. Sì, sì, sì. Cioè, purtroppo il suono dipende da molti fattori che appunto devono essere analizzati caso per caso. E, ecco, una testimonianza molto interessante che fu valutata appunto in sede di indagine fu quella di una certa Laura S. Che riferì che verso le 21:21 un quarto del 9 settembre, della sera del delitto, appunto, mentre percorreva in macchina la via parallela e sottostante, che si chiama Via del Vingone, ha potuto distinguere una figura, la figura di una persona, di un uomo dell'età di circa 40-45 anni, e un'altezza di circa 1,70 m, che indossava una maglietta celeste con delle strisce rosso orizzontali, pantaloni scuri, capelli folti, lisci e tirati indietro, sue proprie parole, riportate anche nel rapporto Torrisi, che usciva appunto dal campo adiacente a quello del luogo del delitto. Praticamente, ecco, usciva da un luogo per il quale se uno camminava a piedi attraverso i campi dalla piazzola dove fu ritrovato poi effettivamente il furgoncino alla strada sottostante, ecco, sarebbe uscito proprio da quella zona lì. E appunto in orario molto, molto particolare, perché erano già le 9 di sera, alle 9:15. Ecco, precisa questa teste Laura che gli rimase molto impresso il fatto che questa persona avesse i capelli lisci, tirati indietro, pettinati all'indietro, scuri,
e sembrava che fossero stati trattati con brillantina o con gel, brillantina, cioè molto lucidi. Non ha notato questa ragazza nessuna auto in sosta nei pressi del punto dove fu trovata, dove si trovava fermo l'uomo, che appunto fuoriusciva da questo viottolino di campagna. Vestiva come una persona normale di città, con pantaloni e maglietta, pantaloni regolari, non sportivi e con una cintura. Questo è quanto vide questa ragazza, appunto, fuoriuscire dall'altra parte del campo, rispetto a dove era ubicato il furgoncino. E questa infatti credo che sia la testimonianza più importante fra tutte quelle che abbiamo raccolto, perché è molto a ridosso dell'orario del delitto. Dell'orario appunto in cui si è consumato l'omicidio. E ricordiamo, sottolineiamo che questa persona è stata vista non andare, ma andare via, provenire dalla piazzola, come se fosse andata a guardare e se ne stesse andando. Sì, riferisce che aveva lei dice la faccia grossa, un'espressione regolare, però riferisce anche che questa persona non aveva in mano nulla. No, e che il suo me che non c'era nessun mezzo nei dintorni, E come che se lui non era fosse venuto a parcheggiato piedi. nessun mezzo, sì. E quindi continuando sull'argomento degli avvistamenti di persone, c'era un altro tesi, si chiama Tilio Fratesi, che dichiarò di essere passato dal luogo del delitto la mattina di venerdì 9, quindi quando ancora il delitto non era stato perpetrato, verso le 11:30, e non c'era il furgone, non c'era, e di aver notato nello spazio dove poi venne rinvenuto il furgone con i giovani uccisi un ciclomotore tipo Beta col serbatoio a barilotto di colore rosso scuro appoggiato a un muretto. Lo stesso motorino che invece la Adriana Sbraci, proprietaria della villa sfacciata, aveva visto dentro la proprietà privata, al di là del cancello. Ma lo stesso Attilio Fratesi, però contemporaneamente a questo ciclomotore, aveva notato a distanza di 5-6 metri e un po' seminascosto dai cespugli un individuo dell'apparente età di 45-50 anni, corporatura robusta, maglietta, maniche corte a strisce blu e bianche, capelli radi nella parte occipitale, lisci e curati, il quale aveva appoggiato un piede nel piano del campo adiacente, restando semicurvo su una gamba e guardando attentamente verso il campo, cioè da dove veniva, dove si dirigeva la persona che hai citato Sì, dall'altro test, esatto. e guardando attentamente verso il campo, con la schiena rivolta verso la strada, verso la via di Giogoli. Il Pratesi, infatti, preciso di non aver visto bene l'uomo perché gli dava le spalle e che l'altezza poteva essere tra 1,65 m e 1,70 m. Il mattino dopo, sempre ripassando da quel luogo, lo stesso Attilio Pratesi aveva notato il furgone dei tedeschi fermo nello spiazzo. Ricordiamo, era il sabato quando ormai i due erano deceduti. Nello stesso punto dove aveva visto in sosta il ciclomotore dello sconosciuto. A contestazione il Pratesi confermava quanto detto alla PG che gli aveva mostrato le foto del motorino del Pacciani, e cioè che se quel motorino avesse avuto lo stesso colore rossastro che appariva sotto la sverniciatura del telaio, lui avrebbe detto che era proprio quello da lui visto nell'occasione citata. Sì, poi c'è la deposizione della signora Sbraci, Adriana, che era la proprietaria, della villa, la sfacciata. Questa signora, ebbe a dichiarare di aver visto un motorino all'interno del cancello dell'ingresso principale. Lei dice probabilmente già nei giorni precedenti al delitto. Poi fa la descrizione di questo motorino, serbatoio ovale, posto in senso obliquo, di presumibile colore grigio, ma questo dato non lo ricordava in modo preciso. Disse di aver visto il suddetto motorino lo stesso giorno, sia di mattina mentre usciva da casa, sia nel pomeriggio mentre rincasava.
Ebbe a dichiarare, questa signora fece una dichiarazione in parte in contrasto con quanto aveva detto invece il ragazzo, il giovane studente Pierluigi S., e cioè dichiarò che quella piazzuola non era abitualmente frequentata da coppiette in cerca di intimità. Ora, a dire il vero, questa affermazione non è la negazione dell'altra, ma era una precisazione, ma si può leggere come precisazione, per cui lei, che abitava vicino, non le vedeva spesso, ecco, coppie, mentre, no. Mentre il ragazzo invece disse che la frequentazione di coppie era assidua. Ricordiamo che il ragazzo non abitava lì, ma la signora Sbraci era proprietaria e aveva la pertinenza, che però dava dal lato opposto. Questo cosa vuol dire? Che per tutto il tempo che lei stava in casa non poteva guardare dalla finestra, dal terrazzo di casa sua, cosa stesse succedendo sulla piazzola, perché non aveva aperture quel lato, l'aveva sul lato opposto. Sul infatti lato opposto. Le furono chiesto, quella notte i cani hanno abbaiato, e lei disse no, perché comunque i cani stavano in un cortile che non dava sul lato della piazzola. Probabilmente non avevano sentito niente, nemmeno i cani hanno sentito gli spari. Sì. Questo è molto molto misterioso. Qui poi andiamo anche a vedere e a sondare quello che fu poi l'intervento delle forze dell'ordine sul luogo del delitto immediatamente successivo alla scoperta del delitto stesso. Qui si ha un'idea, come spesso è successo, come è successo anche negli altri casi, di una situazione estremamente disordinata, con macchine dei carabinieri parcheggiate accanto al furgone, molti uomini che calpestavano tutto, il manto erboso prima dell'inizio dei rilievi. Questi della polizia scientifica si trovarono quindi in grossa difficoltà nel poter reperire elementi che potessero essere utili alle indagini. Ecco, la confusione che ci fu sarebbe emersa poi in modo imbarazzante al momento appunto del processo Pacciani, in cui appunto il presidente Ognibene si lamentò più volte ascoltando i lavori i racconti del personale che intervenne appunto durante il processo, con vari commenti appunto in cui ci furono appunto persone che dissero le cose più disparate, descrivendo appunto una situazione estremamente confusionaria. Infatti il presidente Ognibene poi rimproverò i vari, insomma, come dire, marescialli come Leonardi o Giovanni Autorino o Giuseppe Storchi, rimproverando: ma voi alla fine cosa avete fatto? Cioè, ci fu praticamente una sorta di rimprovero da parte del presidente Ognibene, che addirittura disse anche sembrava, mancava soltanto la vendita dei brigidini, e poi sembrava di essere alla festa dei brigidini. Addirittura entrarono dentro il furgone alcune dei carabinieri e scaraventarono letteralmente fuori i bagagli di questi due ragazzi, gettandoli così sull'erba, calpestando i bossoli. Insomma, le foto comunque, che sono fruibili nel web, parlano fin troppo chiaro. Per non dire poi il fatto che i rilievi sull'altezza dei fori, dei proiettili sul camioncino, non furono fatti sul luogo, ma furono fatti successivamente in altro luogo, inficiando in gran parte quello che poteva essere il dislivello del terreno, nello specifico punto in cui il van era parcheggiato. Fermi tutti, un secondo. Allora, saluti da Ofiero a tutti. Buonasera, Ofiero. Buonasera. Mi chiede di chiedervi che cosa sono i brigidini. Ah, i brigidini è un classico dolce
sono come delle patatine, avete presente le Pringles? La forma, ecco, però sono dolcissime e vengono vendute nella zona di Lucca, Lamporecchio. L'hanno chiamata anche in un altro modo, giusto? Non so, Brigidini. Non sono i soliti, la Mazza Socia. No, la Mazza Socia è una cosa. O Addormenta Suocere. L'Addormenta Suocere, un'altra cosa. L'Addormenta Suocere sono o noccioline o... Caramellate. Sì, caramellate, con lo zucchero caramellato. Mentre i Brigidini sono a base di anice. Anice, bravo, volevo dirlo. Sono molto dolci e sono delle piccole sfogliatine. Sì. Diciamo, tipo le patatine. Le classiche patatine, un po' più grandi, un po' più robuste. Sì. Che hanno dolci. Il retrogusto di anice che comunque stuccano perché sono veramente dolci. E le vendono nella zona di Lamporecchio. Che i Brigidini Lamporecchio. Famosi Brigidini, insomma. Infatti è una cosa che fuori dalla Toscana dubito che ci sia in giro. Aggiungendo quello che ha appena detto Giampaolo, il medico legale non si sa per quale motivo non poteva recarsi presso il luogo del delitto, allora ebbero la geniale idea di salire sul furgone con i cadaveri dentro e guidare per le vie di Firenze in mezzo al traffico con i cadaveri dentro per giungere all'istituto di medicina legale per poter far lì l'autopsia. Vigna, Pierluigi Vigna, il sostituto procuratore, quando seppe di questa infelice scelta si arrabbiò moltissimo e... Sì, di questa metodologia discutibile, sì, molto discutibile, e ebbe ad arrabbiarsi e fece riportare immediatamente il furgoncino sul luogo, che fu parcheggiato chiaramente non in modo esatto rispetto a quello originale, rispetto alla posizione originale, ma grosso modo nello stesso luogo. Chiaramente questo grosso modo è una genialata, cioè fare riportare il furgone di nuovo là, così se c'erano delle tracce o qualcosa che potevano essere rilevate, strada facendo, se c'era qualcosa di leggero si perdeva. Ecco, cioè, qui effettivamente una genialata, portarlo in giù e riportarlo in su. Cioè, ci fu una metodologia che appare discutibile. Un po' spiccia, come dice Angelo, giustamente. Allora, noi adesso, come avrete notato, non siamo entrati nel merito della dinamica e della teoria che noi tutti abbiamo, che è esattamente contraria a quella ufficiale. Cioè, secondo noi è avvenuta esattamente al contrario. Non ne abbiamo ancora parlato perché anticipiamo, Angelo, fallo te, ci sarà. C'è poco da fare, fra un minuto c'è la pubblicità, quindi allora dopo la pubblicità allunga poi il brodo, vediamo se ci arriviamo, poi dopo si ricomincia a fare comunque tanto per cambiare, sulla scena del delitto c'era il mondo, la fiera dei Brigidini, lo vedo dalle foto, sì, ci sono una marea di fotografie, notare i bagagli dei tedeschi buttati fuori in terra, stiamo guardando le fotografie della serie, non sappiamo cosa fare, buttiamo i fuochi, che magari ci potevano essere impronte, ci poteva essere qualsiasi cosa, potrebbe esserci di tutto, e invece buttate là, vabbè, si dice indagine fatta alla spiccia, c'è la pubblicità, ci vediamo, esatto. 2 minuti, chi non ascolta è un Brigidino, ecco, Brigidino, a dopo. Siamo in onda, ragazzi. Siamo tornati, facciamo un po' distratti con il Blasco, allora, che voleva pubblicizzare un attimino il suo canale. No, stavamo dicendo che nel mio canale, fate una ricerca su YouTube, Nicola Blasco, Mostro di Firenze, 50 anni di cazzate, che ora sono 51 ecco. In realtà, ci sono due video dedicati, ieri era il 51esimo del diritto di segno, ci sono due video che parlano, uno della dinamica del delitto, che è contraria la nostra teoria è contraria a quella ufficiale, è proprio l'opposto, e quell'altro video parla del tragitto che avrebbe fatto il killer per giungere alla piazzola e per poi scappare, che è compatibile con la strada che aveva fatto quel signore che appunto è stato visto da quella Laura S. Appunto, sbucare proprio dal... Quindi andate a guardare questi due video, non ci soffermiamo tanto sulla dinamica perché
vi spiegheremo a fine puntata. Vabbè, lo so che vuoi che vuoi che lo dico dillo subito. Ora e basta, dico subito, che ci sarà lunedì prossimo e ci sarà un'intervista che ho fatto io alle 21:30, solo che la notte esce sempre alle 21:30, sempre il lunedì, edizione speciale perché Leandro Gestri mi ha dato delle notizie riguardo il delitto di Giogoli, sì. Cioè la sua teoria su come si si fosse la ricostruzione. La ricostruzione del delitto, sì. Che va un po' diciamo contro le ricostruzioni ufficiali, esatto, che addirittura non contro, è l'opposto, esatto. Io mi sono limitato a accennarla e lui ne parlerà appositamente in una puntata a parte di Occhi della Notte di Angelo in podcast lunedì alle ore 21:30. Quindi per quando, se siete interessati a sapere come andò la dinamica, ascoltate la trasmissione di lunedì sera e guardate anche il video sul mio canale. Allora, lui ha detto siete interessati a sapere come andò. Allora, siete interessati a sapere come la pensa Leandro. E quindi come andò? Quindi come andò? Vabbè. Se hai tutta questa sicurezza, io sono contento per te. Prego. E a questo punto, cosa resta da dire? Ma possiamo dire, ecco, che pur non avendo un inventario, non essendoci un inventario degli oggetti che possedevano e che avevano portato dietro con loro i due ragazzi tedeschi, è stato constatato che nel furgone c'erano oggetti di scarso o di nessun valore. Si parla di confezioni aperte di succhi di frutta, un autoradio con equalizzatore trovata accesa, la somma di lire 57.500 lire, una macchina fotografica marca Olympus, insomma comunque ecco, con un obiettivo Olympus da 28 mm, un rasoio elettrico, un portamonete, insomma cose comunque di scarso valore e che appunto non sono sembrati di interesse particolare, ecco. Non sono stati trovati oggetti particolarmente, a quanto ne sappiamo chiaramente, particolarmente interessanti dal punto di vista delle indagini. Ecco, c'è una domanda per voi, posso leggerla o volete continuare? No, prego, prego. Allora, non riesco a capire. Ah, Marco da Livorno. Buonasera, secondo i rilievi antropometrici effettuati dopo Giogoli, il mostro dovrebbe essere alto almeno 1,80 m, fatemi finire. Questo in conformità all'impronta di piede numero 44 trovata da Bartolini e alle impronte di ginocchia sull'auto di Claudio Stefanacci. Credo che voi non stiate d'accordo sul punto, questo credo la sapete, ma comunque vorrei sapere la vostra opinione. Grazie tanto, vi ascolto, la trasmissione bellissima, eccetera, eccetera. Grazie Marco, Marco da Livorno. Marco da Livorno. Prego, prego, rispondete. Io ho il 45 di piede, quanto dovrei essere alto? Allora, infatti, esatto. Allora, ciao Marco da Livorno. Voglio dire. Ciao. No, vabbè, certo, noi siamo sempre stati contrari all'unisono di questa storia che il mostro deve essere alto. Ti fermo un attimo, se lunedì ascolterai il podcast tutta notte, capirai anche il perché. Anche questo, comunque lo accenniamo, visto che la domanda è stata fatta adesso, l'altezza di 1,80 m, 1,85 m, del mostro attribuita in seguito alla scoperta dell'impronta a Calenzano. Siccome dopo il delitto di Calenzano girava per l'appunto nei media questa voce che il mostro era alto 1,80 m, 1,85 m, a nostro avviso il nostro mostro non lo è assolutamente. Cioè girava sulla base di un'impronta che poi di scarpa 44, per cui da misure antropometriche tendenzialmente un 44 dovrebbe corrispondere a un'altezza attorno superiore al 1,80 m, 1,85 m, se sì, non vado errato. Ma poi viene è come se fosse voluta essere confermata dall'altezza da cui partirono gli spari contro la lamiera e contro i finestrini. Il furgone non è così alto come sembra, se lo vedete dal vivo nelle foto e ci mettete una persona alta, è circa 1,60 m, appunto. Io non ho mai capito questa storia, perché siccome i proiettili vanno leggermente dall'alto verso il basso, hanno un'inclinazione di tipo 10 gradi o qualcosa del genere,
sembra che la persona dovesse per forza essere alta 1,80 m perché comunque puntava la pistola dall'alto verso il basso, quando invece ma se consideriamo che al tetto è 1,60 m, i finestrini saranno intorno a l'altezza massima 1,55 m, in mezzo al vetro siamo intorno a 1,40 m, 1,30 m, ma poi consideriamo in piedi. Stiamo parlando di una Beretta calibro 22 che non ha una pistola che è un grosso rinculo. No, non ce l'ha proprio. È una pistola che puoi usare con una mano e non devi impugnarla con due mani con una calibro 9. Tranquillamente. Quindi cosa ci vuole a un killer alto 1,65 m? Alzare il braccio e abbassare leggermente il polso e mimare uno sparo da un'altezza che possa far pensare che non sia, che non provenga da un'altezza come la sua. Cioè, alzare il braccio, complice il fatto che non c'è il rinculo, abbassi leggermente, bravo, lo sta facendo Daniele, dall'alto verso il basso, dall'alto verso il basso così e spari. Prendete. Quando ormai i due tedeschi sono già cadaveri, e qui non dico altro perché ci penserà Leandro nella puntata lunedì sera, lui si colpisce con dovizi di particolari. Sì, con dovizi di particolari. Lui colpisce perché sapeva che un anno e mezzo prima, dopo il delitto di Calenzano, si diceva che il mostro fosse 1,80 m, 1,85 m, e lui per sbeffeggiare fece questo depistaggio riuscendoci, come per voler confermare e allontanare i sospetti da se stesso, che il mostro continuava ad essere alto 1,80 m, 1,85 m. Sì, voleva far riuscendoci credere... tra l'altro, riuscendoci, perché poi ancora oggi c'è gente che pensa veramente a questo discorso del mostro alto 1,80 m, 1,85 m. Poi c'è da dire anche un'altra cosa. I luoghi del delitto, abbiamo appena detto, erano luoghi estremamente trattati in modo confusionario. C'erano persone di ogni tipo che camminavano, persone di ogni tipo che buttavano mozziconi, persone di ogni tipo che muovevano gli oggetti, li spostavano, li toglievano. Quindi, non essendo se fossero stati dei delitti compiuti oggi, per cui i luoghi del delitto venissero subito isolati, allora un'impronta trovata di scarpa 44 potrebbe avere una valenza, ma in quelle frangente un'impronta 44 trovata non si sa come, con tantissime persone che pestano tutto intorno, chiaramente risulta avere un'altra valenza. Qui non mi spingo oltre, perché chiaramente se no si va a fare delle critiche che non voglio fare. Chiaramente dove ci passano in 100 è facile che ci sia qualcuno con scarpe di misura 44. Esatto. È arrivato un messaggio, dice: depistaggio non mette uccide, no dai, nemmeno Diabolic, non vi dico chi ve l'ha mandato. Diabolic mi ricorda Giuseppe. Giuseppe, sì, più originale. Giuseppe, però bisognerà... Ma non mentre allora, uccide, io, però, dopo. Ho premesso che Giuseppe è parecchio nemico delle nostre idee, sì, più volte ha ribadito. Con umiltà, però, devo dire con grande umiltà. Con grande umiltà. Giuseppe, devi ascoltare la puntata di lunedì sera, perché Leandro spiega, perché non è proprio mentre uccide. No, ma comunque non necessitiamo successivamente. Esatto. Poi, successivamente. Poi, comunque... sì, ma non dite nulla, perché sennò... è bene precisare che sono delle descrizioni che cercano di mettere d'accordo vari elementi oggettivi nel modo più logico possibile. Chiaramente la verità rivelata non ce l'abbiamo, però ecco, abbiamo il lavoro che è stato fatto da Leandro, è un lavoro che cerca appunto di mettere d'accordo i vari elementi che presenti sulla scena del crimine. Altro messaggio: a parte Giuseppe, vi voglio benissimo, non sono vostro nemico, anche noi te ne vogliamo. Anche noi te ne vogliamo, anche complimenti. Noi. No, e qui voglio anche però... dire che io mi schiero assolutamente dalla parte di Giuseppe per quanto riguarda le polemiche cui è stato tristemente protagonista negli ultimi tempi, assolutamente sì. In merito al suo ottimo lavoro, assolutamente sì. Che riguarda veramente assurde, che riguarda il fumetto della vicenda
dei delitti dei mostri di Firenze, ambientati con uno stile bellissimo, esatto, che mi ricorda una via di mezzo fra Dylan Dog e lo stesso io, di Wallace. Io ho sempre detto, la gente dovrebbe fare altre la cose rispetto che ascoltare noi non o ha rispetto. C'è solo una persona che mi ricordo benissimo, ci ascoltava dalla Grecia con la fidanzata e mi sta guardando e io gli dissi, ti ricordi? No? Però almeno lui è uno che collabora, che come dice, almeno ci porta anche da bere, cioè non è nostro. Ma veramente, c'è una persona che cioè, veramente fai qualcosa e ti criticano aspramente, come ci sono state dette cose oscene, tipo no, hanno detto cose di molto pornografiche, molto offensive, molto fuori luogo, ma chi conosce comunque Giuseppe sa benissimo la sua buona fede e che tutto quello cui è stato accusato, certo, è una cosa remota proprio. Una stupidaggine, direi. Veramente, per non dire di peggio. Ci ringrazio infinitamente. Bene. Prego, Giampaolo, so che te volevi... Sì, volevo fare un... Adesso usciamo dal discorso Giogoli. Sì. Ascoltate lunedì. Esulare... lunedì alle 21.30. Sì. Esulare un attimo dal tema della serata per fare un commento, un breve commento sulla questione uscita recentemente anche su tutti i mass media, sia televisivi che giornalistici, relativamente alla perizia sul proiettile che fu ritrovato nell'orto di Pietro Pacciani e che appunto secondo quest'ultima maxi perizia che è stata ordinata dal sostituto procuratore Luca Turco, se non erro, ha dichiarato che questa è stata una prova artefatta. Qualcuno ha voluto forzare la mano su Pietro Pacciani. Questa è una notizia bomba, è uscita recentissimamente, però c'è anche da dire una cosa, che il giovedì 4 febbraio del 1999, ben 20 anni fa, sull'unità, il numero dell'unità, il giornale L'Unità, già si parlava di prove manipolate al processo Pacciani. Ci fu addirittura Arturo Minoliti che ebbe a passare dei guai, il maresciallo dei carabinieri Arturo Minoliti, che era già stato un componente della SAM, che aveva dichiarato che nel corso del ritrovamento del proiettile erano accadute, secondo lui, delle cose strane. Per questo motivo lui ebbe a passare dei guai e a passare una brutta esperienza che ancora che lo ha segnato da allora fino ad oggi. Quindi non è una novità quello che è accaduto pochi giorni fa. È una cosa di cui già si parlava 20 anni fa, di filmati nascosti, di cose che avrebbe detto il Perugini a un suo collaboratore e che furono registrate, filmati appunto nascosti per quanto riguarda il ritrovamento del proiettile nel giardino del contadino di Mercatale. Ecco, qui mi fermo con l'excursus perché dovrebbe essere già iniziata e dovrebbe essere in corso, sulla base appunto delle ultime notizie, una nuova inchiesta. Inchiesta che appunto pare ci fosse già stata iniziata da parte della squadra mobile di Firenze 20 anni fa, leggendo appunto questo articolo di giornale sull'Unità di giovedì 4 febbraio 1999. E chi vuole appunto è interessato può trovarlo tranquillamente andando su internet e cercando appunto l'archivio storico del giornale L'Unità. Lascio un messaggio, ancora nessuno ci ha detto se la prova è stata artefatta prima delle perizie del processo Pacciani o dopo. La prova può essere stata artefatta anche dopo per scagionare Pacciani, ancora nessuno ce l'ha detto. Questo è Aufiero. Aufiero, io lo so, noi ti si vuole un grandissimo bene, però se dobbiamo andare a cercare le cose che secondo me non esistono, dobbiamo, come dire, per forza, possiamo anche dire che stava fatta dopo per scagionarlo. Diciamo che si farebbe una notevole fatica a, come si dice, a crederlo, cioè se ne parlava già 20 anni ma fa. Ma anche a confutare.
se ne parlava già 20 anni fa, proprio negli stessi identici termini, con un'inchiesta partita 20 anni fa su questi fatti, che però dei quali, della quale però non si sa poi l'esito, nessuno sa l'esito, proprio su questi, sugli medesimi discorsi. Scusate, ma ogni tanto succedono cose un po' assurde in questo studio. Da quanto mi ha mandato un messaggio Massimo Bosco, da quanto riso ho battuto la testa con te. Esatto, il botto avete sentito, sì, era sì. La testata. No, ma è top secret o si può... Ah, ecco. Però volevo dire, ma guarda caso, cioè, nel giardino, nell'orto dei Pacciani, c'erano 10 paletti di cemento presso fuso, quelli lì si chiamano. Cioè che vengono stampati. Sì, che vengono stampati proprio per tenere in piedi le su 10 vigneti. Se ne è rotto uno, uno solo, durante la mega perquisizione. Dopo qualche giorno che questo paletto è sdraiato in terra, buttato lì, spezzato in due, da uno dei fori passacavi, perché si metteva tirante o per le viti o comunque per reggere le piante in maniera eretta, ci vedono all'interno un proiettile, ma proprio in quell'unico, cioè l'unico palo che si è rotto. Allora, infatti ma guarda caso, chiaramente fino ad oggi ufficialmente non si poteva dire. Però è anche vero che analizzando proprio ciò che fu scritto allora su questo ritrovamento, ci troviamo di fronte a quello che potrebbe tranquillamente essere un romanzo. Cioè è una cosa romanzesca la tipologia il momento e la descrizione del momento del ritrovamento del proiettile. È qualcosa che insomma assomiglia più a un romanzo che a una... Che ha una questione, diciamo, fattuale, vera. Certo, ma poi volevo dire, all'epoca, se non mi sbaglio, i metal detector c'erano già. E c'era bisogno di fare, perché ho visto delle foto con delle buche allucinanti. Cioè, se fai la buca è perché sei passato col metal detector e lì c'hai sentito qualcosa. Ma che fai? Fai le buche a casaccio in un orto? Così? Infatti, c'è una domanda alla nostra ascoltatrice: secondo voi chi potrebbe essere stato? Aia, ok, ancora non no, no, essere stato a fare senso. Cosa? A dare questo aiutino. Non possiamo essere noi a dire questo. C'è un penso che ci sia un'inchiesta in corso. Il proiettile, ecco, penso questo. Che ci sia un'inchiesta in corso. La magistratura farà quello che dovrà fare, giustamente. E speriamo in tempi tutto sommato limitati, sicuramente più limitati rispetto al passato, e spero che appunto possa far chiarezza su questo fatto, che se fosse vero sarebbe un fatto gravissimo, molto grave, ma... della più alta gravità. Fosse vero, non so se è più importante. Diceva anche Pacciani, ce me l'hanno messo, ce l'hanno inventato, sì. Ricordate il processo. Ma io non so mica se è più importante sapere la persona che fisicamente lo ha messo, chi era alla regia di tutto questo. Non è la stessa persona, però insomma, credo che sia più importante sapere chi fosse alla regia del tutto. Già Pacciani in un'intercettazione diceva: qui mi fanno qualche scherzetto. Ma sì, ma non solo quello. Sì, più volte ebbe a riferire appunto che di possibili interventi esterni e manine esterne ai suoi danni. Chiaramente fiducia nella magistratura. Sperando che arrivino a qualcosa a sta girata. Dovranno per forza arrivare a qualcosa, perché non ci possono dare notizie, dice la cartuccia è stata artefatta, eccetera, eccetera, e poi buio più completo. Cioè, qui o le cose le dicono per bene, poi fanno le indagini. Però ho capito, a distanza di anni questa cartuccia è stata manipolata da mezzo mondo. Che ci trovi sopra? Ora come ora? Impronte, tipo di acidi usati. Sai, i mezzi di oggi chiaramente consentono la scoperta di cose che 35 anni fa erano fantascienza. Sì. Quindi sicuramente una perizia, una maxi perizia su tutti i bossoli, su tutti i proiettili, su tutto quello che è stato trovato,
era comunque d'obbligo. Certo. Per poter arrivare a conseguenze e a svolgere un lavoro che possa avere la caratteristica della dignità. Quando si fa tutto il possibile per scoprire le cose, allora in quel caso possiamo dire che il lavoro è stato fatto in modo estremamente dignitoso. Certo. Anche una eventuale archiviazione può essere dignitosa, se fatta bene, se tutto ciò che viene fatto con cognizione di causa e con tutti i mezzi a disposizione. C'è Vera, voleva intervenire. Più che altro una cosa che non si capisce di questa storia del proiettile ritrovato che luccicava, che ha detto in una giornata di nuvolo, ma anche, cioè, facendo un'ipotesi, Pacciani aveva questa pistola lì all'altezza di dove è stato ritrovato il proiettile, ha infilato il proiettile, ha scarrellato e per sbaglio gli è caduto il proiettile in terra, ma non lo va a riprendere? Appunto. Cioè, vedi che ti cade un proiettile in terra, perché non prendi, non lo raccogli, come quando ti cade una moneta da 2 euro, la riaccogli, cioè lo vedi che ti è caduta, lo vedi, cioè, lo senti, l'hai sentito e l'hai visto, e cosa fai, non ti inchini a riprendere? Cosa ti costa? La lasci lì. Marco Fiero c'ha una considerazione: se qualcuno avrebbe voluto mettere qualcosa nell'orto di Pacciani, avrebbe preso un bossolo e l'avrebbe messo lì, un bossolo. Perché mettere un proiettile quando si poteva mettere un bossolo per incastrare Pacciani? Questa storia non regge. Non regge, perché? Infatti. Perché mettere, perché era come voler dare a dimostrare che Pacciani avesse a che fare con quel tipo di munizioni. Cioè, quelle munizioni lui ce l'aveva integre, e in quel caso lì aveva scarrellato, gli era scarato il proiettile, pertanto aveva sia la pistola che il munizionamento. Era un modo per dimostrare che aveva la pistola e il munizionamento. Il bossolo probabilmente non dava la stessa conclusione. Poi, se teniamo conto, invecchiare il metallo non è proprio così difficile. Difficile, basta un po' di acido citico. Che lo troviamo anche lui nel processo, l'acido muriatico, se no, non il muriatico, basta il citico. Ma io non lo so. Il succo di limone, sì. Oppure la semplice pipì. Quella basta per invecchiare un metallo. Vera, che volevi dire? A me rimane sempre la domanda: per quale motivo cercano di oscurare qualcosa oppure di dimostrare che Pacciani è l'assassino? Cioè, perché sono due le possibilità: o oscurano una cosa che sanno, no? Oppure cercano di incastrare una persona. È la seconda che hai detto. La seconda? Sì. Per quale motivo? Non erano interessati a trovare l'assassino vero, lasciarlo libero? Ma in quel momento lì c'era talmente tanta pressione dell'opinione pubblica. Volevano un colpevole a ogni costo. Esatto. E però c'era anche Pacciani era quello più semplice. Però c'era anche contestualmente, probabilmente, anche la convinzione che il Pacciani fosse il vero colpevole, da parte degli investigatori, senza aver trovato particolari elementi che lo potessero incastrare nell'arma. Però si parla di cose teoriche, la magistratura, ma come l'accusa stessa è stata teorica, perché è stata basata tutta su una teoria, su indizi spesso e volentieri pigiati a forza. Comunque, ecco, c'è da dire anche una cosa: che in primo grado questo proiettile venne preso in considerazione e il Pacciani fu condannato. In appello non resse questa prova / indizio. E infatti crollò il castello. Quindi, accusatorio. Il castello accusatorio venne assolto. Crollò, venne assolto. Poi vabbè, ci fu la Cassazione che poi successivamente decise che doveva essere rifatto il processo. Decise che doveva essere rifatto il processo d'appello. Poi Pacciani morì e chiaramente e non se ne fece più nulla. Però ecco, questa cosa verrà appunto chiarita, spero, in tempi brevi. In compenso si sono portati dietro Vanni e Lotti. Sì. Capito. Che furono condannati, ma non per il proiettile, perché non era il loro. Esatto. Il Lotti poi confessava cose da fantascienza. Reo confesso. Confesso, più che altro. Confesso. Io ho ascoltato ultimamente, diciamo, le dichiarazioni di Lotti,
quando hanno fatto un contraddittorio insieme a l'avvocato Nino Filastò, sì, era tutto ma forse non mi ricordo, ba, e lo lì e lo là, era mica non per prendere quello tagliava e l'altro sparava, sì, eccetera eccetera, poi alla fine gli facevano le domande e lui rispondeva sempre vago, come faccio a ricordarmelo, come faccio a dirlo, come faccio a farlo. Matteangelo, scusami tanto, una domanda fra me e te, poi la faccio, mi rispondo anche loro. Matte, ti saresti messo dietro la tenda con quell'altro che spara davanti? Ma secondo te? Cioè, sono domande da farsi. Ora io no, assolutamente. Per logica. Ma no, assolutamente no. Ma poi, allora, cioè, quando andiamo poi a analizzare bene le risposte che sono state date da Ellotti, fondamentalmente si capisce o si vince, come dice qualcuno che si chiede di essere Gesù Cristo Superstar. Amen. Amen. Si vede benissimo che sta raccontando delle palle che non sa niente. Cioè, perché te gli raccontano lì com'è andata, lui fa sempre, dice io non me lo ricordo, poi comincia a dire ma allora hanno fatto così, sì è vero, hanno fatto in quel modo, tutte le volte che viene imboccato risponde all'imboccatura, esatto, dice sì, ok, lì poi fondamentalmente non dice niente, no. Io ho ascoltato la deposizione, gli suggeriscono la risposta, esatto. pari ma esatto, basta, okay. Ecco, basta un attimo pensare, per esempio, fa un esempio a Baccaiano, alla dinamica. Infatti, allora, Baccaiano è una strada in cui lui afferma di essere arrivato in automobile, afferma che ci fosse anche un'altra, se non erro, vado errato, ci fosse anche un'altra automobile che portava il Pacciani e il Vanni, esatto. E che lui faceva da palo, che questa automobile era stata parcheggiata un po' prima rispetto, se non mi ricordo male, un po' prima rispetto alla piazzola dove, che era sulla strada, questa piazzola, lo ricordo, dove furono poi uccisi il Migliorini e la Migliorini e i Mainardi. E ecco, tantissime automobili passano, tantissime automobili notano la macchina del Mainardi e della Migliorini ferma, di loro nessuna traccia, nessuno vede nessuna esatto. persona, nessuno esatto. vede nessuna automobile, eppure cioè, loro non sono dei fantasmi. Ma basta esatto. vedere le deposizioni che hanno fatto il Pucci e il Lotti riguardo gli scopeti, da lì si capisce tutto. Sì, una deposizione, tutto, ragazzi. Poi se vabbè, vogliamo la colpa, facciamo la colpa. Perché lì mettiamo che gli scopeti era quasi una riunione condominiale, da quanto c'era. Cioè, prima li chiamano, poi andate via, se no vi si ammazzano tutti e due. Il Pucci, ma c'era il Lotti, cioè, ragazzi, stiamo dicendo. C'era il Lotti con una macchina che era da mesi, che era ferma, senza ruote, con i mattoni, e con le galline dentro. Esatto. E con l'assicurazione è passata a una Fiat 124. Poi sappiamo benissimo che Davide Cannella, probabilmente sta ascoltando, ha anche ha fatto gli accertamenti, sì, però sì, esatto. richiesta dell'avvocato esatto, Filastò, esatto, non aveva nemmeno quella macchina, nel senso, esatto, quindi ha detto una serie di stupidaggini, sì. Non sapeva nemmeno lui quello che andava dicendo. Filastò chiese, prima li chiamano, poi andate via, se no mi si ammazza tutti e due, cioè, sì. Non si, veramente. Mentre due francesi tranquilli in tenda continuavano, sentivano rumori fuori di persone, con tutto il casino che hanno fatto, chiaramente quei due stavano in tenda tranquilli, non esiste, non sta finendo in terra. Ragazzi, la trasmissione è finita. Andate in pace. Allora, già è finita. Allora, ringraziamo gli ospiti. Stasera abbiamo avuto il professore. Non vuole che un professore vero. Che non sono professore. Se continua a dirlo, allora, mi chiedono, lo diventerò honoris causa. Esatto. Chiedo Zanetti e non lo conosce nessuno. Poi dico, ma è il professore. Allora, il professore della radio. Non lo conosco. Quindi va bene, il professore. Ormai è il professore. Zanetti. Il mio consulente privato, grazie, grazie anche il nostro mastro birraio Daniele. Federico Puleri, che deve, mastro birraio, che ci ha portato la birra. Ringrazio anch'io la Vera, Daniele, la Vera, Daniele, tutti i ragazzi che ci hanno ascoltato, tutti quelli che ci hanno mandato i messaggi, ricordarsi di salutare la Marilu e la Barbara, loro sanno chi sono, insomma, sanno benissimo. Bene. La Cristina. E ragazzi, noi ci si vede giovedì prossimo con Valerio Schivo, Francis Trinipet e Luca Scuffia Prato. Ricordatevi che il 5, dovrebbe essere il 5 se non erro, abbiamo anche Carmen Inconformista che presenterà il suo libro. A me ve l'ha regalato, io l'ho letto e niente, faremo due chiacchiere riguardo allo scrittore del libro. Bene, bene, buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Buonanotte, grazie. E giovedì prossimo, buonanotte a tutti.